Jacopo, siamo all'Europeo, la tua prima grande avventura con la nazionale. Sì, la primissima, quindi sono contentissimo. Aspettavo questo giorno da tanto, quindi è un sogno che si avvera per me fare una competizione con la nazionale maggiore e quindi sono contentissimo. Non vedo l'ora di iniziare. Cosa ti aspetti anche dalle gare che cominceranno lunedì, quelle del Settebello contro la Slovacchia, cosa ti aspetti da questo europeo? Beh, mi aspetto sicuramente tutte partite molto dure, è un europeo molto, molto equilibrato, comunque anche se ero fuori in questi anni qua ho sempre seguito, guardato e mi sono allenato con i miei compagni, quindi sono tutte squadre di altissimo livello e sarà un europeo molto equilibrato, quindi sarà tosto, duro. Questa squadra allargata ha portato anche un ringiovanimento, come va l'inserimento in questo gruppo? No, direi molto bene, tutti i giovani comunque erano molto bravi, con Demi, Ferrero, Cassia, sono tutti giovani di alto livello, quindi portano qualità, portano entusiasmo, portano un gruppo ancora più felice a spingere in qualsiasi situazione che vada dall'allenamento alla partita. In questo momento, se tu ripensi al tuo passato, alla tua storia, essere qua, devo dire grazie a? Beh, a un po' di persone, a un po' di allenatori che hanno creduto in me, allo stesso Sandro che mi ha convocato, quindi tantissime persone, che va dal Savona al Brescia, Sandro Bovo che ho fatto con lui gli ultimi 3 anni, vado per il 4° il prossimo anno, a Campagna che comunque mi ha sempre convocato per i collegiali e mi ha portato a fare l'Europeo, quindi tante persone che hanno creduto in me. Grazie davvero, mille. Vai, bocca al lupo.